Radio Palco. Nuovi talenti sotto i riflettori. Quest'oggi a Radio Alfa torna ospite Aldo Matrone, in arte The Sniper, però questa sera ci presenta la sua crew, The Only Smoke. Ma saluto subito Aldo, ciao e bentrovato. Salve, sono tornato di nuovo. Ben ritrovato allora Aldo, e raccontaci, parlaci di un progetto, un nuovo progetto musicale che però dicevo lo hai realizzato con la tua crew, vi chiamate sì. Only Smoke. Sì, allora noi praticamente la mia crew, come hai già detto, ci chiamiamo Only Smoke, stiamo preparando uno street album. Ad anticipare questo street album c'è stato un video che abbiamo girato un paio di mesi fa, è uscito il mese scorso a dire la verità, e quindi insomma si chiama Fuori dagli schemi. Poi per il resto, andando avanti, chiediamo di riuscire a cacciare per il 2014, quindi all'anno che viene praticamente. E perché vi chiamate Only Smoke? Only Smoke, insomma, come dire, perché questa società è tutto fumo e niente arrosto, quindi noi siamo di solo fumo, diciamo che questo è più che altro il significato. Aldo, quindi dicevi che avete realizzato questo nuovo progetto musicale, un video che poi è anche un brano che si intitola Fuori dagli schemi. Il video è molto carino e si può vedere ovviamente sul vostro canale Facebook. Sì, insomma sul canale YouTube praticamente ci sta, c'è il mio, basta cliccare Tick Snip oppure il nome del video, The Sniper and Crazy Ann, Fuori dagli schemi. Ci tengo a dire insomma che questo qui è tutta autoproduzione, prodotta da Crazy Ann, appunto il nostro beatmaker, i testi li scriviamo noi, la musica è nostra, il mixaggio è nostro, quindi alla fine è totalmente autoprodotto, insomma senza aiuto di niente di nessuno. E quindi anche il video ovviamente lo avete realizzato voi da soli e quindi ci avete lavorato molto? No, allora devo dire la verità, per il video ci siamo affidati ad un ragazzo praticamente che ci è stato consigliato da un nostro caro amico, insomma Carlo Flo, che saluto. Il ragazzo si chiama Nunzio Paolo Russo, praticamente lui ci ha fatto da regista, ci ha fatto un po' lo script del video e tutto, e era la prima volta che cacciamo un video fatto per bene in HD ufficiale eccetera eccetera, quindi insomma ci siamo affidati alle mani di uno bravo che ci sa fare, quindi è Nunzio, è stato veramente all'altezza. Certo, infatti i risultati si sono visti, perché come dicevamo anche prima il video è davvero ben fatto, bello e quindi va visto. Abbiamo già detto che si trova su internet sul vostro canale YouTube, però Aldo adesso ascoltiamolo questo brano, si intitola Fuori dagli schemi. Tieni stretti da parte i concetti di vita che hai, se poi annego nei guai, ma fumo una bomba che fly. Ma che ne sai di me, di cosa vivo? Tu sei sempre sotto, intanto sopravvivo. Di musica e suoni che sento da dentro, lo porto sul braccio, nel cuore lo sento, passione con rap e rappresento. Presento me stesso nel testo che adesso ho rimesso, mentre con mio flow scateno un nuovo processo. Ammesso che tu possa comprendere ciò che viene, tanto seguo il flusso dell'hip hop che ho nelle vene. Viene vestite per bene, ti danno catene, vogliono impedirti di chiamarti come il cherosene, mentre la gente si riempie la mente di inutili pensieri, rimango come sempre coerente, fuori dagli schemi. Stili che non sai neanche tu, stili fatti per chi fa parte di questa tribù. La mia vita è un tabù, mi giudicano per quello che invece non sono, fuori da ogni regola, stabile al ritmo del suono. Si stressi nei pressi di limite, estremi di limite, tremi, sopprividi e temi, se scasso poi semi, non semi, non seguo gli schemi, ti lanciano antemi, se mi stoppo c'è il tocco, quando è troppo da capotto. Se senti sto suono, capisci chi sono, ritrovo il tono, mi vedrà rimbombare come in un tuono. Temporale e mentale, alza chi sale, fa male, massacra la mia anima e diventa un animale. Predatore urbano, non umano, con la crew, dammi la tua mano, me la sbrano, predatore. Questo è ciò che sono, non pretendere di più. Fotti con chi vuoi, ma non fotti la mia tribù. Si sbatte e fa rumore, sempre tipo quando io ero sola.
Rieccoci fuori dagli schemi, il nuovo singolo dei The Only Smoke. Siamo insieme ad Aldo, in arte The Sniper. Aldo, la tua crew è composta da 4 persone. Sì, allora noi siamo 4 persone, a parte me, The Sniper, sì. Per chi non se lo ricordasse, praticamente sì. C'è il mio beatmaker, che anche lui scrive anche lui testi, Tracy Ann per l'appunto, che compare anche con me nel video. Poi ci sta Dottor Pablo, come sì. Nome artistico, e Dr. Crazy, il dottore pazzo e il dottor Pablo, praticamente. Siamo queste 4 teste, sono parecchio tempo che collaboriamo nell'hip hop. Praticamente lo portiamo avanti da anni, si sanno, 6-7 anni, cioè è proprio una vita praticamente, che eravamo dei bambini quasi. E adesso c'è questo nuovo brano, Aldo, che come dicevi andrà poi a far parte di un street album. Che cos'è uno street album per chi non lo sapesse? Beh, allora praticamente noi siamo comunque rapper underground, quindi sì. non facciamo parte della scena commerciale, tutt'altro. Allora uno street album in pratica sono degli album creati appunto da noi artisti indipendenti, dove in pratica la vendita è fatta alla vecchia stile praticamente, cioè sono io che me lo porto in giro e lo vado portando in giro, chiunque voglia comprarlo. Però alla fine noi pensiamo più che altro di tenerlo su internet, perché sai come funziona tanto con le copie fisiche, alla fine capita spesso che uno ci va più a spendere e a guadagnare, ma neanche tanto per questo, più che altro per farlo circolare più facilmente. Sì, e poi ovviamente lo suonerete questo album anche dal vivo. Ci saranno dei concerti, delle serate che avete organizzato, avete in programma per i prossimi mesi? Certo. Sì, alla fine sicuramente creeremo qualcosa appunto anche per presentarlo, poi alla fine è tutto da vedere. Noi siamo sempre predisposti a fare qualsiasi cosa, a spostarci eccetera eccetera, quindi non ce ne facciamo scappare nessuno, quindi sicuramente ci sarà opportunità di farlo sentire a più gente. Certo, e quindi state già lavorando agli altri brani che poi andranno a far parte di questo disco? Sì. Allora, molti brani sono già registrati, devono essere solamente stati e conclusi praticamente, dagli quel tocco finale che li rende definitivi. E poi niente, per il resto ce ne sono alcuni ancora da registrare, insomma stiamo valutando un po' più un po' meno, perché alla fine noi seguendo anche questo street album stiamo valutando l'idea anche di, perché non ci siamo troppo allargati troppo con l'idea dei brani, nel senso che non vogliamo portarne avanti chissà quanti in questo album. Sì. Ci stiamo anche pensando insomma ad un seguito di questo street album, che sarà un mixtape, e poi da lì insomma aggiungere altri brani, in modo da non rendere monotona la cosa e neanche troppo pesante, perché se sono troppi brani poi magari ci sta sempre quello che dice Marò e chissà. Aldo, qual è diciamo il tema che trattate in Fuori dagli schemi, e quali sono, sì, poi magari se ci puoi raccontare anche i temi degli altri brani? Sì, allora praticamente Fuori dagli schemi è un po' una presa di posizione, nel senso praticamente siamo gente fuori dagli schemi, a cui piace stare bene fuori dalla massa, nel senso che non siamo come quelle persone che si fanno coinvolgere da una moda, non siamo persone che si fanno coinvolgere da queste varie omologarsi, non ci piace fare omologarci né altro. Noi praticamente siamo così, c'è il nostro agio fuori dagli schemi. In pratica anche gli altri album, cioè anche gli altri brani saranno più o meno questo. Insomma, descriveremo la nostra vita, descriveremo un po' tutto quello che vediamo attorno, appunto come dicevo anche nell'altra intervista, noi alla fine il nostro modo di fare rap è quello di creare uno specchio per la società, quindi in pratica noi a seconda di quello che vediamo quello cacciamo, e alla fine insomma bene o male gira tutto attorno a questo schema, su questa voglia di evadere, su questa voglia di cacciare fuori quello che abbiamo dentro di pesante. Bene, Aldo, è un bel progetto, sicuramente avremo modo di riparlarne quando poi uscirà l'album. Intanto grazie per essere stato con noi oggi, un saluto anche al resto degli Only Smoke e a risentirci a presto. Grazie a voi per l'opportunità. Radio Palco, una produzione Radio Alfa. Per salire sul nostro palcoscenico, info@radioalfa.com.